Vogliate scusarmi, la mia macchina fotografica ha un limite, registra solo per 10 minuti, quindi continuerò da dove eravamo rimasti, la seconda parte. Allora, l'Italia è un paese molto arcaico, bisogna essere consapevoli di questo e per esserlo occorre viaggiare. Andate a vedere anche all'estero, per conoscere l'Italia occorre viaggiare all'estero. Viaggiare tantissimo e si imparano tante cose. Ed è anche questo il motivo che mi spinge a viaggiare. Il mio intento nel fare questo clip serale era quello di trasmettere a voi le emozioni. Allora vi voglio raccontare cosa mi è successo arrivando qua. Arrivando qua per strada, la prima persona che ho incontrato mi ha visto, mi ha chiesto di dove ero, gli ho detto sono italiano. Mi ha invitato a casa sua a mangiare, io ho rifiutato anche perché non mi piace approfittare della gente, però avrei accettato volentieri più che altro per scambiare quattro chiacchiere, però in hotel ho scambiato impressioni anche con altra gente, così sono gente molto cordiali. Anzi, vi dirò, po poco fa, prima di rientrare, sono andato a bere qualche cosa così. Qualcosa di refrigerante perché bisogna, qui è caldo, bisogna bere in continuazione. E una persona mi ha visto in strada, un ragazzo, ha visto le mie sembianze occidentali, è venuto lì, mi ha chiesto, mi ha abbracciato, mi ha chiesto dove arrivavo, anche questo qua mi ha abbracciato due volte, così proprio non me lo sarei aspettato, perché io poi sono abituato a viaggiare. Ho viaggiato in zone all'interno di foreste molto più isolate di questo posto qua, eppure cose così non mi erano mai successe. Mi sono successe cose eclatanti, entusiasmanti, tutto quanto, però un'accoglienza come questa non mi era mai capitato. Per cui è bello anche viaggiare perché si scopre che la gente che meno a contatto con la modernità, con i ritmi frenetici. È tutta gente più genuina, più sincera, così, gente anche più ospitale. Questo ci fa anche capire che noi siamo dentro una scatola piena di ingranaggi, siamo immersi in dei meccanismi che ci logorano, ci portano via il tempo, ci portano via lo spazio per noi stessi, ci tolgono la nostra intimità, noi siamo tutti inseriti, tranne io, perché io veramente io sono 20 anni che posso dire che me la spasso, però siamo tutti inseriti in quei meccanismi in cui bisogna avere l'orologio perché c'è un'ora per alzarsi, un'ora per andare a mangiare, un'ora per andare a lavorare, un'ora per tornare, è tutto uno schema, la nostra vita è governata da un metronomo che fa tic-tac. Ecco. Si scopre che in realtà ci sono dei modelli di vita alternativi che sono quelli che hanno regolato il nostro mondo per migliaia di anni, che non sono il ritmo frenetico della modernità. Ecco perché esistono anche i movimenti no global. Il movimento no global è un movimento internazionale di protesta spontanea perché la gente è stufa di rimanere dentro questi meccanismi e vorrebbe una vita un po' più serena, più naturale, senza la globalizzazione che avvolge tutto quanto e rende tutto il mondo uguale. Ecco, per cui meno male che ci sono ancora dei posti fuori dal mondo, per così dire, nella giungla, avvolti da chilometri e chilometri di foreste, che si preservano e questi posti preservano anche la genuinità delle persone, dei loro abitanti. Questo è bellissimo. Ecco perché è bello viaggiare. Tornando quando sono stasera c'è stato anche un acquazzone, ecco, da quando ero qui nel Borneo, nonostante sia la stagione dei monsoni, delle piogge e tutto quanto, non ho mai visto piovere a dirotto come oggi. Ecco, ho visto una volta a Kuala Lumpur, ha piovuto di sera, una pioggia un po' così tranquilla. Stasera c'è stato il colpo del monsone, pam, è partito
un acquazzone, però sono quegli acquazzoni che durano anche un lasso limitato di tempo, piove a dirotto per quei 30 minuti, poi smette. Questo fenomeno avviene perché l'aria è molto umida. Adesso non so se voi avete delle nozioni di fisica, però l'aria ha una proprietà, la proprietà di assorbire dell'acqua, come una spugna. L'aria è una spugna, assorbe dell'acqua. E più l'aria è calda, e più assorbe acqua. È una formula matematica, cioè più l'aria è calda, più per cui nella zona tropicale l'aria è molto calda e può assorbire molta acqua. Cosa succede? Di sera, quando bevi al sole, l'aria si raffredda anche solo di poco, però quel poco fa sì che l'aria non possa più assorbire tutta quella quantità di acqua che ha assorbito quando era più calda, per cui è come strizzare la spugna. In quel caso lì, cosa succede? Parte questa pioggia qui a dirotto e troviamo le strade che sembrano dei torrenti, viene giù proprio fortissimo. Ecco, allora, oggi, cioè, mi sono divertito arrivando fino qua, ho avuto contatto con la gente, mi hanno abbracciato, non mi è successo mai una cosa di questo. Mi sono successe cose più arcaiche in altri villaggi, in altri posti, però viaggiare qui è veramente emozionante. Ecco, si scoprono delle emozioni. Perché si viene a contatto anche con culture diverse, gente genuina, fa riflettere, tutto questo fa riflettere. Domani vi mostrerò un po' il posto, farò qualche clip fuori. Siamo isolati dal punto di vista delle foreste, però non siamo fuori dal mondo. La città è bellissima, ci sono le zone periferiche, sono tutte piene di villette, tutto tenuto bene, in ordine. Sono rimasto stupito arrivando qua perché ho trovato tutto molto preciso. Uno si aspetta di andare in mezzo alla giungla del Borneo, di trovare gli Zulù, ma in realtà, diciamo, vivono dignitosamente, ma anche io adesso mi trovo in una cittadina. Ma anche nei villaggi dove veramente non hanno niente, fanno una vita bellissima, con un tenore di vita sicuramente meglio di noi, del nostro, sicuramente vivono meglio di chi è avvolto nel tram tram quotidiano, con la differenza che noi non ce ne accorgiamo, noi pensiamo di vivere una vita bella, in realtà non è così. Io ho la fortuna che io sono un po' un tipo particolare, mi arrangio in vari settori, non ho mai lavorato seriamente, dedico tantissimo tempo a me stesso, ho questa fortuna qua perché sono un tipo molto estroverso e trovo sempre come arrangiarmi nel migliore dei modi, ho questa fortuna. Però la nostra società è una società di schiavi. Il 99% degli italiani sono schiavizzati, lavorano, gli italiani sì che lavorano per un pugno di riso, e non lo dico in maniera metaforica, siamo in una società dove uno è costretto ad alzarsi alle 7 di mattina, combattere, farsi tutto il tram tram quotidiano, perché cosa? Per avere qualche cosa da mangiare, e gli avanza giusto il contentino, pagare qualche tassa, la benzina, la macchina, tutto misurato con il contagocce, e ci hanno inculcato delle finalità, e se non facciamo tutte queste cose non siamo nessuno in realtà, facciamo tutti co delle cose che sono lo schema dello schiavo, ecco. Vi lascio con questa riflessione, continuate a seguire il mio viaggio in Malesia, sarà molto emozionante, vi porterò a vedere dei posti interessanti. Se avrete l'occasione, seguite le mie orme, visitate anche voi qualche posto, qui è veramente molto bello.
Ci sentiamo alla prossima.